quando cade sempre più l'attenzione a voi e sempre più l'attenzione vi posta sopra questo mondo che è già sacro, allora davvero, davvero, la questione dell'accadere che continuamente accade si presenta davanti ai vostri occhi. All'inizio confusa, all'inizio attratta, all'inizio per flash avrei detto una volta, no? All'inizio per, come dire, questa duplice visione in cui vi appare che stiamo teatralizzando qualcosa che invece è profondità. Provo a dirvelo in un altro modo. Questo mondo di cui parla, di cui parlo, è continuamente, torna a ripetere, un accadere. È semplicemente un accadere. Nient'altro che un accadere. Ma quando dico che è un accadere, non tolgo la densità di questa parola. Perché per voi, quando dico accadere, che qualcosa è semplicemente accadere, immediatamente sorge in voi un dubbio. Come solo un accadere? L'accadere mi tira in campo, mi chiama in campo, perché io l'accadere l'ho sempre vissuto come accadere per me, cioè che fai i conti con me, giusto? L'accadere inesorabilmente fa i conti con voi, anche se accade lontanamente, immediatamente fate i conti con i vostri pensieri su quell'accadere. Non è mai visto come accadere che si ripropone come accadere nella semplicità dell'accadere. Ma questo vuol dire che piano piano veramente succede qualcosa nella struttura della vostra mente. Significa che noi abbandoniamo quel campo da voi molto amato mano a mano che entrate nella via interiore, che è coltivare il vostro miglioramento, il superamento dei vostri limiti, quasi che non limite fosse il superamento dei vostri limiti. È curiosa questa faccenda, eh? Secondo voi, finché non si superano i vostri limiti, non c'è il non limite? Poveraccio il non limite, che è coartato, come dire, che è impedito nella sua crescita, dal fatto che ci sono i vostri limiti. Ma da qua di qua. È mai possibile che il non limite sia sottoposto ai vostri limiti? Perché in questa maniera vuol dire che il non limite è condizionato dai vostri limiti. E più voi superate i vostri limiti, più date fiato al non limite. Ma vi pare? Perché il non limite cresce poi? Ma nella vostra immagine è certo che cresce, perché nella vostra immagine non è possibile mettere insieme il non limite come già preesistente e non aumentabile né declinabile in altra maniera se non con se stesso, con i vostri limiti. Non è vero che voi pensate che, come dire, quanto più siete specchio di qualcosa che non è vostro limite, tanto più il non limite si manifesta? Eh? E secondo voi è così? Il non limite non si manifesta quando ci sono i vostri limiti? O semplicemente uno non vede il non limite perché il velo dei limiti copre? Non se ne accorge. Non se ne accorge, ma non ha neanche gli occhi per vederlo in quel momento. Capite che stiamo parlando di un mondo che già esiste, che è già totalmente presente e che si configura nel quotidiano costantemente in modo efficace e presente, e che voi non vedete proprio perché sostenete che avete i limiti, che i limiti sono vostri e che i limiti nascondono il non limite, o meglio, impediscono al non limite di manifestarsi. È vero, solo approssimativamente come modo di esprimersi, perché quel limite continua sempre a manifestarsi, è chiaro, è limpido. Uno dice, ma no, il non limite come una nube copre il sole. E no, scusatemi tanto, per chi ha gli occhi per non vedere il sole, cioè nel senso che il sole c'è sempre. Certo che se io sono affascinato, tra virgolette, dal mio progresso, è chiaro che vedo il non limite man mano che progredendo qualcosa in me manifesta di più il non limite. Mi pare una sciocchezza. Perché vorrebbe dire che quel non limite è condizionato nel suo mostrarsi dal vostro limite. Direi che proprio è un'improprietà, perché quel mondo di cui io parlo è già lì, splendente, risplendente continuamente. Tanto è vero che l'interconnessione, come io ne parlo, è sempre presente, anche quando voi non ci pensate.
anche quando agite in modo tale che sembrerebbe quasi sconfessare l'interconnessione. Eppure quell'interconnessione è presente e su alcune cose voi dovete ammettere che è sempre presente, perché al giorno in cui non è presente voi non respirate più, non vivete più. È sempre presente. E il faro c'è sempre, la luce c'è sempre. Soltanto che, di nuovo, quella luce viene vista in funzione vostra. E allora, finché tutto funziona in modo interconnesso, regolare, e vi dà fiato a voi, non la guardate, tanto è scontato. Quando questo comincia, come dire, a porvi qualche problema, guarda caso, torna in campo la relazione con l'interconnessione, sia pure vista noi in modo con cui io la propongo. Curioso, no? In questa maniera, che cosa fate voi rispetto all'accadere e alla semplicità dell'esistere che non è altro che continuamente accadere? Cosa fate voi? Cosa fate? Normalmente, ovviamente non ve ne accorgete, ma cosa fate voi normalmente? Cosa fate? Vedete l'accadere e quindi vuol dire vedete l'accadere puntualizzatamente? Oppure semplicemente vedete il vostro coinvolgimento in questo accadere, in quest'altro accadere, in quest'altro accadere, e però non vi accorgete che immediatamente ponete su quell'accadere qualcosa che non appartiene a quell'accadere, sì, ma che appartiene al vostro coinvolgimento, che appartiene, dicevamo prima, al vostro misurarvi, al misurare l'altro, al misurare sempre tutto, al misurare.